Ciao a tutti ragazzi, sono Carter e oggi vi spiegherò approssimativamente come si alleva e si fa riprodurre un drachino. Ieri un nostro gildano mi ha tempestato di domande inerenti appunto all'allevamento e con questo video miro a togliere ogni dubbio su questo tipo di argomento. E allora, esistono come sapete una tipologia infinita di cavalcature, ognuna delle quali ha il suo bel albero genealogico. Molto importante è seguirlo per capire che probabilità abbiamo comunque di ottenere una determinata cavalcatura da un parto. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto è bene seguire determinate regolette per far andare tutto secondo i piani. Allora, i dragacchini che vogliamo far riprodurre devono essere almeno di livello 5. Ovviamente devono essere di sesso opposto. La barra della maturità deve essere al massimo e ora vi spiegherò come fa, diciamo. Le restanti resistenza e amore devono superare i 7000 punti o 7500, non me lo ricordo bene, ma comunque meglio se le portate tutte al massimo, non cambia niente. Se la cavalcatura è selvatica, fuggirà dopo essersi riprodotta e se non andate al recinto dopo alcuni giorni, quando praticamente la cavalcatura avrà partorito, i piccoli non vi riconosceranno e non potrete allevarli. E non potete allevarli, insomma. Andiamo adesso ad esaminare la scheda di una cavalcatura. Come possiamo vedere, ha tre barre: amore, maturità e resistenza, ed una quarta che segna l'umore di quest'ultima. Molto importante è tenere d'occhio sempre la barra dell'umore, perché andremo a lavorare su quella per scegliere le caratteristiche da aumentare appunto alla nostra cavalcatura. Se, come nell'esempio che avete visto, in questo caso la cavalcatura all'indice di felicità al massimo e quindi è nella zona del cuore, noi potremo aumentare l'amore della cavalcatura mettendola nel box con gli appositi oggetti di allevamento. Se invece vogliamo aumentare la maturità, e quindi la barra deve necessariamente trovarsi a metà, proprio in equilibrio, dovremmo mettere il dragacchino in un abbeveratoio, che vedremo fra poco. Comunque, per aumentare la resistenza invece basterà avere la barra della felicità al minimo, cioè verso sinistra. Si deve trovare verso sinistra, verso l'aggressività. E potremmo aumentare la resistenza mettendo la nostra cavalcatura in dei folgoratori, mentre per l'equilibrio è un abbeveratoio. E per l'amore, appunto, la dragochiappa. A questo punto, avendo amore, maturità e resistenza al massimo, e avendo un livello minimo di 5, la nostra cavalcatura risulterà feconda. E sarà quindi farla riprodurre in un recinto privato o pubblico, comunque selezionando l'ascia su entrambe le cavalcature che appunto dovranno accoppiarsi. Dovranno incontrarsi, appunto, proprio scontrarsi fisicamente, usando le emote praticamente applaudire o baciare o sparare gas, comunque quelle che avete nel personaggio, oppure se non ne avete lasciate che si incontrino da sole. A quel punto la femmina risulterà fecondata e non resterà che aspettare il parto. Quindi vediamo meglio gli oggetti di allevamento e ricapitoliamo un po'. Allora, con la dragochiappa, che ha il segno del cuore, noi aumenteremo l'amore della cavalcatura. Solo però se la sua barra di felicità si troverà nella zona di influenza del cuore. Quindi praticamente se ha la barra al massimo di felicità, possiamo aumentare l'amore. Idem con la maturità. La maturità, per aumentarla, basta allevare la cavalcatura in un abbeveratoio, come vedete nell'immagine. E per la resistenza invece basterà allevare la cavalcatura in un box con dei folgoratori. Niente, praticamente ricordiamo che per allevarla nei folgoratori e quindi aumentare la resistenza, deve avere la barra della felicità spostata tutta a sinistra, nella zona aggressiva. Ora vi starete chiedendo: ma come faccio a spostare la barra della felicità nella zona che mi interessa?
e quindi fare salire le tappe che voglio. È semplice perché praticamente esistono due strumenti, uno è lo schiaffeggiatore e l'altro è l'accarezzatore. Allora, lo schiaffeggiatore serve a spostare la barra verso l'aggressività e quindi a sinistra, invece l'accarezzatore serve a spostare la barra a destra e quindi verso il cuore. Ricordatevi che i draghettini si stancano accumulando fatica, per farli riposare basta lasciarli nei recinti, selezionando la voce lascia. Quindi, detto questo, non vi rimane che sperimentare, e io vi ho detto tutto. Ciao, ci sentiamo alla prossima allora.